Quando lasci le mutande in giro, si incazza, si incazza. Questa casa non è un albergo, lo dice anche papà. Tu te ne freghi, non hai rispetto e neanche la dignità. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. La voce è un po' così, ma in realtà sto a pezzi, ragazzi. Sono proprio a pezzi. Ieri abbiamo fatto il derby degli youtuber. Fosse solo quello, vabbè. In realtà poi ho giocato anche la sera due partite, una a 5, una a 6. Ho fatto tre partite in un giorno. Non lo facevo da quando avevo 18 anni. Perché mi sono messo a farlo ieri? Sono un pazzo, un pazzo. Un pazzo in merito di non riuscire nemmeno a camminare oggi. E stasera c'è un'altra partita. Però, a parte queste cose che non vi interessano, sabato ovviamente uscirà il derby degli youtuber sul canale di Federico Marconi. Com'è andata, come non è andata, non vi spoilerò, ecco, diciamo così. E oggi voglio fare un discorso serio. Voglio fare un discorso serio perché secondo me la gente si perde in tante chiacchiere, in tante cose e non capisce. Perché secondo me qua ci si perde in paroloni, finanza, plusvalenze, e poi non capiscono le basi. Quindi oggi voglio provare a spiegare perché, cioè come lavora Elliott, né pro né contro, le differenze tra come lavora il Milan di Elliott e come lavora l'Inter e come lavora la Juventus. Allora, il discorso qual è? Che tu, come società, perché le squadre sono una società, il tuo obiettivo qual è? Lascia stare gli obiettivi sportivi. L'obiettivo è che le entrate siano superiori ai ricavi, giusto? Il famoso pareggio di bilancio, in realtà poi la plusvalenza sarebbe meglio, no? E questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le squadre, ok? Perché non è che puoi ogni anno buttarci dentro i soldi. Prima si poteva e si faceva, quando c'erano i vari Berlusconi, Moratti, eccetera. Ogni anno si andava in perdita, sempre, sempre. E loro ci picchiavano dentro la fresca. E fino a qui, ok. A un certo punto hanno messo il fair play finanziario in modo tale che questo succedesse, quindi chi sforava andava in tre anni meno 30 milioni, c'erano le sanzioni perché tu dovevi restare per essere autosostenibile. Adesso sta cosa è stata bloccata con la pandemia, ma in realtà è un'idea che tutte le squadre hanno e dovrebbero avere, no? Non è solo una questione del Milan la sostenibilità, perché tanti ve lo dicono. La differenza qual è? È come ci arrivi alla sostenibilità. Questa è la grande differenza per la quale ci sono discussioni, no? Quindi, quali sono le possibili soluzioni? Da una parte bisogna aumentare i ricavi. E i ricavi come li aumenti? Con lo stadio, sicuramente, con gli stadi aperti, tra l'altro, perché quelli sono una grossa fonte di incasso, e con gli sponsor, ok? Ci sono alcune società che con il progetto che hanno, con le vittorie che fanno, con la partecipazione in Champions, alzano di tanto queste entrate, che sono la principale carenza del Milan. Perché del Milan, a voi vi raccontano sempre, abbiamo fatto 20 sponsor nuovi, 30 sponsor nuovi, però poi le cifre sono molto più basse. Cioè il Milan incassa molto meno della Juve e molto meno anche dell'Inter, ma molto meno. E questo è poco spiegabile. Perché l'Inter incassa molto più del Milan? Perché ha fatto due anni in più di Champions? Non è solo quello. Perché evidentemente hanno anche vinto, no? Quando vinci fa la differenza. E poi hanno un progetto diverso. Quindi anche lo sponsor lo sa che hai un progetto diverso e ti propone soldi diversi. Okay. Cosa fa Elliott?
per arrivare al pareggio di bilancio. Elliot non è interessato a investire, rischiare per arrivare al pareggio di bilancio rischiando. Elliot lo fa senza rischi. Cioè non ti compra un giocatore da 80 milioni, 65 più bonus come Lukaku, e poi lo rivende a 120, per dirti, no? Per farti un esempio. Lì l'Inter è vero ha speso 80, però poi ne ha incassati 120, quindi ha fatto una grande plusvalenza, in più ha vinto. Lo stesso ha fatto con Hakimi, no? L'ha pagato 40, l'ha venduta 70. Cioè, hanno incassato di più, guadagnato, in più hanno vinto, però hanno rischiato. Perché tu puoi comprarti il giocatore, poi non vinci, o questo giocatore non rende e perdi, e poi devi andare a coprire. Ecco, Elliot questo non lo fa. Elliot questo non lo fa. Vi piace, non vi piace? Elliot questo non lo fa. Come vedete, noi facciamo tutti i prestiti con diritto perché lo vogliono testare, provano il giocatore. Se pensano che quel giocatore sia realmente valido, come è stato con Tomori, poi allora uno, perché non è che ne pigliano più di uno magari te lo comprano, perché loro devono arrivare allo zero di bilancio risparmiando su tutto. Risparmiando i 500.000 euro di stipendio di Tonali, risparmiando sui rinnovi, risparmiando su questo, risparmiando su quell'altro. Loro ci vogliono arrivare così. L'Inter ci è arrivata in altro modo, spendendo molti più soldi, rischiando. Non a caso hanno 417 milioni di prestito, che ogni anno poi dovranno anche loro coprire. Non è che può rimanere così. O arriva un proprietario nuovo e li copre, o dovranno vendere altri giocatori, o man mano anche loro devono aumentare le entrate, diminuire le uscite e arrivare pian piano poi al pareggio di bilancio. La Juve, che incassa molto di più, si può permettere molto di più. Ha fatto l'investimento Ronaldo, dove hanno straspeso con la pandemia, poi ci hanno perso tantissimo. L'Inter non per la pandemia, perché l'Inter, nonostante la vendita di Lukaku e Hakimi, che sono 200 milioni circa, ha ancora un prestito di 417 milioni. Quindi non è solo una questione di pandemia, avevano proprio straspeso e probabilmente c'era anche qualche sponsor portato dalla Cina, amico di amici, che in realtà erano sempre soldi del Giorgiana, che adesso pian piano si stanno togliendo e quindi poi mancano quelle entrate, per quello ha un passivo così alto, no? Quindi le modalità per arrivare al pareggio di bilancio, alla sostenibilità, sono diverse. Il problema è che il Milan ha scelto quella strada lì. È una strada che ci porterà a vincere? Probabilmente no, ragazzi. Probabilmente no. E siamo già fortunati che Maldini e Massara stanno facendo i miracoli. Perché con pochi soldi che hanno, col poco budget che le ha messo a disposizione Elliot, hanno comprato molto bene i vari Selemaker, Kier, Tomori. Cioè, sono riusciti a essere molto oculati nelle spese. Anche lo stesso Ibra preso a zero, che pia 7 milioni, capito? Però l'hai preso a zero e c'hai un leader che ti ha fatto crescere tutta la squadra. Quindi il progetto del Milan è questo e sarà sempre questo. Finché non pareggi il bilancio, non daranno 7 milioni a un giocatore. Poi magari può essere che arriveranno, può darsi. Perché se tu riesci a ottenere poi risultati sportivi, aumenti i fatturati, con l'aumento dei fatturati, l'importante è che le spese stanno sempre più o meno come i ricavi. E magari qualcosa aumentano, qualcosa di più compreranno, ma sempre in una politica di no rischi, perché così lavora un fondo e quindi così lavora il Milan. È molto difficile riuscire a superare delle aziende, delle squadre in questo caso, che piuttosto investono prima per riprenderli dopo, come fa la Juve, no? Ha investito per esempio adesso su Vlahovic, poi dopo è andata a riprenderli, forse li riprenderà con Kulusevski, eccetera, eccetera, con gli incassi, con le vittorie, con la Champions, eccetera, eccetera, eccetera. Se
se tu fai una politica di questo tipo, è molto difficile che tu riesca a vincere. Devi essere molto più bravo degli altri. Molto, molto, molto più bravo degli altri. Perché tu, a una cifra molto più bassa, devi prendere un giocatore dello stesso valore di uno che te lo compra. Cioè, loro hanno preso Vlahovic a 75 milioni più 7 di ingaggio, eccetera, eccetera. Tu ne devi trovare uno che ti fa lo stesso lavoro di Vlahovic senza spendere quelle cifre, senza dargli quello stipendio, e poi comunque ti durerà 4-5 anni, perché quando scade il contratto, ovviamente, se è forte, qualcun altro gli offre di più e tu devi andare a ripescare un altro. Quindi capisci che è molto difficile non solo vincere, cioè vincere già è difficile, ma continuare a vincere è praticamente impossibile. Cioè ti può capitare un anno che noi purtroppo non abbiamo sfruttato, ti può capitare un anno, ti può capitare due anni, ne è quasi impossibile, ma già non costruisci una serie di vittorie lavorando così, come avrete ben capito. Quindi speriamo che se ne vada presto questo fondo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avevate già capito come funzionava, se avete qualche obiezione. Iscrivetevi al canale, che mi fa sempre piacere. Oggi un video un po' più serio, ho cercato di spiegare in maniera semplice come stanno le cose nella realtà. Poi ognuno può avere le sue opinioni, però nella realtà stanno così, ed è per questo che io non apprezzo questo fondo, non mi piace questa proprietà, perché non mi piace la loro modalità di arrivare alla sostenibilità. Non che non voglio, a me non me ne frega niente la sostenibilità, non è che pago io. Cioè, per me arriva uno che rifinanzia, per me possono cambiare proprietario ogni anno e rifinanziare, forse per me, non sono mica soldi miei. Però nella logica, se tu vuoi avere una proprietà che non deve ogni volta rifinanziare, perché giustamente devi anche saper sopravvivere senza rifinanziare sempre, le modalità sono queste e il Milan ha scelto quella modalità lì. Va bene ragazzuoli, ci sentiamo alla prossima. Fate i bravi, ci sleva da Svidania. Ciao, 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 che faccia addormentata. Ciao.